Per il momento la soppressione della Corte d'Appello di Potenza sembra scongiurata, ma guai ad abbassare la guardia. È quanto evidenziato dal Comitato per la salvaguardia del presidio giudiziario, nato nelle scorse settimane per evitare l'ennesima spoliazione del territorio lucano. È una conferenza stampa per fare il punto della situazione a pochi giorni dall'importante indirizzo dato dalla commissione ministeriale presieduta dall'ex vicepresidente del CSM Vietti, che ha rimarcato l'importanza di mantenere una Corte d'Appello per ogni regione. Visto il recente passato, però, nulla può essere dato per scontato, anche perché il progetto delle macro regioni potrebbe mettere di nuovo tutto in discussione. La commissione Vietti ha ultimato i suoi lavori, è una notizia oramai ufficiale che anche il comitato per la salvaguardia qualche giorno fa ha diffuso, notizia direttamente giunta dalla commissione. E il principio che è passato è quello di salvare una corte d'appello per ogni regione. Ovviamente il comitato continuerà la sua azione di sensibilizzazione, di controllo, di sentinella, perché la commissione tecnica ha espresso oramai il suo parere, però è chiaro che il problema adesso è squisitamente politico e dobbiamo cercare insieme alle istituzioni, insieme all'avvocatura tutta, insieme ai cittadini e a tutti quelli che hanno sottoscritto il comitato, l'adesione al comitato e ancora altre sigle ogni giorno si aggiungono, questo ci fa piacere perché dimostriamo che c'è questo orgoglio lucano che vuole essere portato avanti. Dobbiamo continuare su questa strada per cercare di avere brutte sorprese. Le ultime notizie che provengono sia dai membri della commissione sia dal ministro, in quanto a più riprese ha sostenuto che sarà salvaguardata una corte di appello per ogni regione, sono sicuramente confortanti. Però noi come avvocatura, come ordine degli avvocati, in piena sintonia con l'ordine degli avvocati di Lagonegro e di Matera, oltre che con il Consiglio Nazionale Forense, non abbasseremo la guardia. Continueremo a monitorare la situazione, stiamo anche predisponendo un documento dove andranno ad essere indicate ed individuate tutte le criticità che potrebbero derivare dalla paventata soppressione della Corte d'Appello, anche perché non possiamo non sottolinearlo che la Regione Basilicata è una regione mal collegata con le altre regioni per ciò che concerne quindi i mezzi di trasporto e le infrastrutture, e la soppressione della Corte d'Appello potrebbe portare tantissimi disagi. Diamo estrema solidarietà a questa partecipazione, a questa manifestazione, perché riteniamo che sia inconcepibile la soppressione della Corte d'Appello nella Regione Basilicata. Le notizie, come già ha espresso il collega che mi ha preceduto, sono positive e riteniamo che si possa tranquillamente sperare nel mantenimento della stessa organizzazione del distretto di Corte d'Appello di Potenza.